Buonasera a tutti, io provo di parlare in italiano, sai che non è mia madrelingua, scusatemi per questo. Inizio, cioè, oggi vi spiego come abbiamo usato modeling per studiare questa malattia che si chiama fibromialgia sindrome. E questa è la quick outline di mio seminario. Vi do questa una funzione. Funziona quindi. Sì, ma sentite mia voce, devo urlare poco poco. Ok, prima vi do la introduzione al problema di fibromialgia. Ok, in cui spiego cos'è la motivazione. Dopo chiamo io in inglese key players, vuol dire giocatori che coinvolti in questa malattia. Dopo vi spiego nostra metodologia. Ok, qui sarebbe magari utile per studenti che sono interessate in bioinformatica o per fare modellistica, perché vi anche vado in po' dettaglio. Per esempio, come per esempio il professor Caboni ha detto che loro hanno trovato qualche molecola lipida. Ok, come noi prendiamo questa molecola e facciamo la modeling, così vi spiego anche la metodologia. E dopo parlerò risultati di molecular dynamica e faccio dopo la conclusione. Io sinceramente lo so poco cos'è fibromialgia, perché sono fisico, però lo so che fa male a schiena, male a tutto questa ginocchi, ok? È più diffusa nelle donne, maschi sono protetti rispetto a donne. Ok, cos'è la motivazione? Motivazione principale è che la patogenesi di questa malattia non sappiamo, chiaramente. Okay. Come il professor Caboni ha già indicato che hanno trovato due molecole, PC14, l'isofosfocoline qui e PC16 che hanno trovato in pazienti che hanno questa fibromialgia usando l'approccio sperimentale. Questa metabolite che hanno trovato hanno una struttura molto simile a un tipo di che chiamiamo PAF, che chiama Platelet Activating Factor. Ok, questa è un attivatore che media la, come si dice, white Le blood cells. funzioni delle copie bianche. Ok, per esempio anche ha una funzione per infiammazione. Ok, questa è la motivazione. Ok, questa è la struttura chimica, ok? Così anche io ho fatto vedere bene cosa è la differenza. Questa, se vedete, 14 rispetto a 16, abbiamo un legame di CH2 di più, ok? Invece questa è la standard PAF che usiamo come nostro controllo a livello modellistico, perché lo sappiamo che questa PAF reagisce con questa PAF ricettore. Allora, cosa facciamo? Perché una volta nostra collaboratore sperimentale hanno detto che abbiamo trovato questa molecola PC16. Allora, noi siamo andati a questa database dove abbiamo tutta struttura di questo, però tutti sono due dimensionali. E modellistica facciamo in tre dimensioni. C'è diversi modi di creare una modella 3D, ok? Uno che io normalmente uso si chiama Simplified Molecular Input. Per esempio, tu puoi scrivere in questo esempio la formula SMILE, come la cosa, per ogni molecola, ok? Dopo, normalmente usiamo tutte le cose gratuitamente, perché certamente non abbiamo così tanto fondi per comprare software. Una cosa che usiamo è anche affidabile, è questa, una software online, che chiama Corina, okay?
di anche di un'industria stata conosciuta, Molecular Network, forse sono inglesi. E lì cosa facciamo? Questa smile formula che arrivo da questo, io metto qui, dove ho messo create molecule, no? Lì do un nome e faccio la submit. Questa cosa mi dà, per esempio, qui mi dà questo tipo di molecole in 3D, ok? Questa molecola posso scaricare un formato PDB, un formato di protein data bank, o un formato di molecole, diversi formati. Una volta ce l'abbiamo la molecola in 3D, perché non è una geometria ottimizzata, ok? Dobbiamo fare un tipo di ottimizzazione di geometria, che chiamiamo geometry optimization, per trovare la energia minima locale di questa molecola, ok? Puoi usare diversi software, c'è Gaussian, però dobbiamo pagare per questo, o se no c'è NWCamp, che è gratuito per uso accademico. Così adesso ho fatto vedere che siamo riusciti ad avere un modello di questa che si chiama ligand, ok? Dopo andiamo a cercare la struttura di questo ricettore o un tipo di proteine, che si chiama PAP ricettore. E questa è una database che si chiama UniProt, ok? Lì se mettete questo nome PAP ricettore, vi dà se c'è possibilità di avere la struttura, vi dà c'è una struttura con questa numero, ok? Così con questo numero puoi scaricare già una struttura, però in molti casi non ce l'abbiamo la struttura. Cosa possiamo fare? Se non ce l'abbiamo struttura di questo tipo di ricettore, c'è anche un sequence che possiamo avere da pasta. Qui c'è sequence di questo ricettore. Una volta ce l'abbiamo, in nostro caso abbiamo già avuto la struttura, così non abbiamo dovuto fare. Invece, se non ce l'abbiamo struttura, c'è un altro modo di fare. Questa sequenza che abbiamo, se troviamo qui, c'è un altro database, Swissmodel, che chiama Swissmodel, e lì ho anche fatto esattamente l'esempio che io, questa stessa ricettore, ho messo la sequenza qui, e lì possiamo cercare template che simili. O dopo possiamo fare build model, possiamo creare veramente la modella 3D di questa proteina. Ok, così spero che vi ho dato una idea come voi potete creare la molecola 3D usando la sequenza di proteine di cellule sofferte. Una volta ce l'abbiamo la molecola, abbiamo anche la ricettore, ok? Nostra passo adesso era per fare docking. Docking vuol dire questo è il ricettore, questa è la nostra ligand, facciamo la docking. Anche in questa cosa c'è diversi software che sono che possono fare questa cosa. Noi usiamo Autodock, che è un open source. Questa, senza andare in dettagli, questa più usa un algoritmo per trovare il sito di binding dentro questa proteina, ok? Una volta abbiamo fatto la docking. E qui vi faccio vedere il sito di binding di questa due PC14 in verde e PC16 in rosso dentro questo ricettore, ok? Qui l'output del docking anche danno a noi binding free energy, ok? Qui è questa path standard che usiamo come nostro controllo. E invece questa è per PC14, abbiamo un valore come quasi uguale di questo. Invece per PC16, che è un po' lungo, abbiamo meno, ok? Questa dà risultati da docking.
Una volta che l'abbiamo questo, facciamo molecular dynamics. Come il mio collega Enrico ha già parlato, dato una cosa, cos'è molecular dynamics? Iniziamo da una posizione iniziale di atomi, vediamo qualche forza e dopo ricalcoliamo la nuova posizione. E questo processo puoi continuare in tempo quanto lungo tu, qualunque vuoi. Okay. Questa molecular dynamics è basata da un tipo di force field. Cos'è il force field? Force field è basata da un'equazione empirica, okay, che descrive due tipi di interazione. Uno che chiamo bonded interaction, uno che chiamo non bonded. Bonded vuol dire che sono legati, ok? Possono essere due atomi che sono legati così, o possono essere angoli, daedri e improper, ok? Invece non bonded possono essere elettrostatici, colombi, con due cariche, e anche van der Waals, ok? Tutta questa informazione che vedete qui, KB, questa prima parte è per la bond, questa seconda per la angle, e così ce l'abbiamo tutta informazione in questa empirical force field che usiamo come nostro motore per fare molecular dynamics, ok? E tutti questi costanti che vedete qui sono derivati da esperimento o da calcoli a livello quanto meccanico. Così sono affidabili. Ok, per non usare, perché anche puoi fare molecular dynamics con diversi software che sono sviluppati, e noi normalmente usiamo NAMDI. Prima motivazione, come sempre, è perché è gratuito. Secondo è che ha cioè molte persone, cioè, loro sono, cioè, perché loro danno gratuito perché loro prendono soldi da NIH, perché più utenti ci sono, loro hanno più soldi. E così anche c'è più comunità che usa questa NAMDI, però c'è anche altri software che ho detto qui, puoi usarli. Però non costano molto, per esempio, guardate in esempio, questa Amber costa, se non sbaglio, anche meno di 1000 euro. Puoi usare tutta la vita. Allora, come funziona la molecular dynamics? Per dare una visione che per fare modellistica non è così caro, ok? Non esattamente, però. Ok, come facciamo molecular dynamics? Per farti vedere. Questa parte è come input, questa è motore, questa è output, ok? Molte persone che fanno, che anche noi abbiamo avuto qualche tirocinante da biologia, certamente loro non sanno fisica, cosa sta succedendo, così lo sanno che dobbiamo dare un input file che crea dei coordinates che possiamo cavare da diversi database di proteine. Dopo c'è anche una cosa topology file e parameter file. Adesso tutti questi tre li date dentro questo motore che chiama engine. Lì c'è tutta questa force field che vi avevo spiegato. E qui c'è la cosa che cambia e abbiamo un nuovo coordinato di questa molecola che stiamo sviluppando. Adesso vi do un'idea. Cosa è un topology file? Cosa c'è dentro questo? Ok? Qui ho preso un esempio molto semplice di un molecolo di un aminoacido di alanine. Forse qui c'è anche gente di biologia, un po', forse voi sapete cosa è alanine. Per darti in questa riga, ok? Vedete NHNCA in seconda riga, no? Questi sono nomi di atomi che noi vediamo, ok? Secondo column che vedete, NH1, HCT1, loro sono tipo di atomi. Per spiegare bene, CT1, per esempio, di questa CA, ok? CA è questo, ok? Se vedete questa ha legame con NH1 e C, ok?
hanno un legame diverso. Per esempio, CT1 ha legame con nitrogeno, una parte con un carbon. Invece CT3, ok, sono un tipo di gruppo metil, ok, così ha un tipo diverso, okay. Così usando molecola dinamica anche mettiamo diversi caratterizziamo carboni di diversi tipi. Se non sono chiaro, ok, invece dentro parameter file, ok, cosa ce l'abbiamo? Qui ce l'abbiamo tutti i tipi, non mettiamo il nome, che per esempio qui è nato un CIA, qualcuno può chiamare anche un altro nome, un altro force field, ok? Cosa non cambia è che tipo che abbiamo, ok? Qui per esempio ho fatto vedere che queste sono CT3, anche qui c'è tutta informazione tra per la legame, per angoli, per diedra, tutte le informazioni ce l'abbiamo. Mettiamo tutto per fare questo tipo di modeling, perché questi proteini sono proteine membrani. Che cosa vuol dire? Se dobbiamo fare simulazione, mimicare l'ambiente reale in esperimento, dobbiamo anche modellare mettendo insieme membrani, ok? Questa, per esempio, come iniziamo? Iniziamo con una sistema di membrane con acqua, ok? Allora, dobbiamo mettere dentro questa proteina in questa membrana. Facciamo diversi procedure che non vado in dentro, però creiamo un tipo di buco, ok? Così dopo mettiamo questa proteina. C'è tanti spazi vuoti, così rilassiamo il sistema usando sempre molecola dinamica. Dopo abbiamo una sistema con la membrana e proteina con un packing perfetto, ok? Dopo mettiamo in acqua, così vedete, questo è tutto il mio sistema, questi sono i lipidi, ok? Questa possiamo fare con diversi, per iniziare possiamo usare diversi software che aiutano a fare, però molte cose di piccole dobbiamo fare un piccolo programma per avere questa acqua. Ok, adesso questa è la filmata di tutte e due, questa è l'ICPC 14 e questa 16. Qui potete vedere come questa è la simulazione che abbiamo fatto per 100 nanosecondi. Usando 96 processori, abbiamo fatto questa simulazione in quasi 4 mesi, ok? Per darvi, cioè, qui è il costo di risorsa computazionale. Ringrazio questo centro che collaboriamo, CRS4, lì ce l'abbiamo questa risorsa, così possiamo fare questo. Qui, così, voi vedete che come cambia la conformazione di lipidi dentro la proteina, diversi. Okay. Migliora molto se tu ammetti raddoppi, per esempio decidi di lavorare per 20 nanosecondi. Migliora molto il modello se tu decidi di lavorarci per 20 secondi sulla dinamica. Cioè, no, questa aumentare di 20 nanosecondi. 20 nanosecondi, sì. Cioè, non ho capito. Stai dicendo se devo aumentare il tempo. Se il compromesso. No, in senso che, ok, in questo caso abbiamo fatto 100 nanosecondi. Bastava? Era sufficiente? Sì, perché abbiamo visto la convergenza di simulazione. Certamente, se dobbiamo vedere come apre questo ricettore per fare segnalazione, come questa dobbiamo fare anche simulazione a livello microsecondi, che sarebbe simulazione che durerà anche magari se usiamo stesso il numero di processori, che è 96. Questa durerà almeno un anno, ok? Però possiamo, invece di 96, possiamo usare 512, così ce l'abbiamo 6 mesi, possiamo avere tutta. Okay.
Ma quindi tu, cioè, tu lo fai correre e nel frattempo raccogli i dati, queste informazioni ce le hai subito. Poi, se tu vuoi vedere i cambiamenti strutturali della conformazione, quindi che stai attivando il recettore, quindi devi, devi vedere come le eliche intramembrana si spostano l'una rispetto all'altra, e sono spostamenti che da un punto di vista della, non, non avvengono in 100 nanosecondi, ce ne vogliono. Probabilmente un microsecondo forse non c'è bisogno, però almeno 4 o 500 nanosecondi ci vogliono. Però tu puoi acquisire i dati nel frattempo e ti fai tutta l'analisi che vuoi, inclusa questa. I primi segnali di spostamento delle, di kink, delle, delle eliche, ce li hai abbastanza presto, però per essere sicuri vieni un po' avanti. Qui, come avete visto, che passiamo alla root mean square deviation, se anche avete sentito questa parola prima, ok? Qui stessa cosa facciamo per due, questa strelli grande, che sono colorati, potete vedere, come blu, come nostra reference path, invece li sono 14 e 16, ok? Qui stessa cosa, questa in tempo, qui ho solo fatto vedere per 50 nanosecondi, forse abbiamo fatto 50 nanosecondi. E qui stessa cosa possiamo avere la probabilità, ok? Vuol dire che in tempo, in che cos'è il valore con alta probabilità. Così qui vedete, tra due, l'ICPC 14 e 16, ce l'abbiamo una peak. Ok, abbiamo provato. Invece PAF è un po' spostato. Stessa cosa perché inizialmente un lavoro che è fatto da cinesi in 2008, che hanno fatto un tempo di simulazione anche era poco. Per esempio loro hanno fatto simulazione per meno di 10 nanosecondi, invece non era 50 nanosecondi. Lì hanno visto che c'era due elips, vi faccio vedere. Okay. Questa chiamiamo Helix 3, Helix 6, e questa. Perché loro hanno visto che queste due Helix cambiano conformazione molto, ok? Così hanno collegato questo cambiamento di conformazione di queste due Helix con attivazione di questa PAP, ok? Invece in nostro caso non abbiamo visto grande conformazione. Okay. Questa è la differenza. Dopo anche cosa possiamo vedere? Possiamo anche calcolare legame idrogeno, okay, tra lipide e tra ricettore. Anche qui cosa vediamo? Che PC 16 e 14 hanno un legame conservato con questa residuo arginine, okay? Anche questa è una cosa comune che abbiamo trovato. Una volta abbiamo tutta questa informazione, anche possiamo valutare l'energia libera di questa binding, di questa, questa molecola con questo ricettore, come ho fatto vedere qui. Questa binding è più collegata che questa è il ligande, questo è il ricettore, ok? Calcoliamo usando questa formula, anche questo. Facciamo tante approssimazioni per avere la, la quantità. Questa IMM che vedete qui è tutta energia che abbiamo calcolato tra legame, legame angoli, biodroli. Tutta questa informazione viene da questa force field che avevo parlato. Okay. Quindi questa aiuta noi ad avere l'energia di binding. Qui ho fatto vedere separatamente PC 14 e PC 16 con diversi aminoacidi che sono legati in binding di questa, con questo ricettore. E qui invece ho messo l'energia binding che è arrivato da MD, da molecular dynamica. Okay. Se ricordate, con docking, okay, perché docking, quando facciamo docking, mettiamo il ricettore fermo, facciamo che questa questa molecola cerca diverse conformazioni per legare con questo ricettore. Il ricettore non muove, ok? Invece in molecola dinamica, come ho fatto vedere anche nel film,
anche il ricettore omote, tutte e due. Ok, così molecola dinamica dà una data più affidabile rispetto docking, ok? Anche più caro rispetto tempo computazionale. Docking puoi fare in un'ora, ok? Invece questa anche serve 3-4 mesi. Okay. Così se vedete l'energia di binding, tutti e tre sono stessi. Okay. Così abbiamo detto che anche il PC14 e PC16 hanno un binding molto simile al nostro molecule path di questo referente. Questa è la conclusione che abbiamo avuto, che PC14 e 16 abbiamo visto che erano più flessibili, però hanno energia di binding stessi. Non abbiamo visto grande cambiamento in queste due helix, che normalmente dicono che questa può essere collegata con l'attivazione. Abbiamo visto che anche questa due lipid che abbiamo stimolato ha una funzione simile come PAF, perché per questa malattia fibromialgia è molto utile avere biomarker, come un tipo di marker che può dire che una paziente ha questa malattia. Okay. Io penso che in questa linea, mettendo insieme metabolomica, anche mastectomia, tutte insieme, possiamo arrivare con, adesso non con certezza, però con una certezza significativa, che questa può essere un tipo di biomarker per questo tipo di malattie. Forse ho finito. Mia prima presentazione in italiano totalmente.